è stato molto molto bello e sono sicuro che è l'inizio di una fruttuosa collaborazione, ma soprattutto speriamo di vedere sempre più bambini, sempre più ragazzi alle prese con lo sport. Conosco Daniele da tantissimi anni, Real Life Sport sta facendo delle cose bellissime per tutti i ragazzi che hanno problematiche visive. Il fatto che si sia venuti oggi qua in Accademia Scherma Milano con i ragazzi di Real Life Sport per noi è una cosa straordinaria. Noi abbiamo nella nostra società sportiva già 8 atleti non vedenti o ipovedenti. Abbiamo anche una ragazza minorenne. Il nostro obiettivo è di creare sempre più rete con realtà come Real Eye Sport e quindi partire con i ragazzi giovani per portarli. C'è un progetto importantissimo che prevede di portare la scherma non vedenti come sport dimostrativo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e poi auspicabilmente ufficiale a Los Angeles 2028. Il movimento sta crescendo tantissimo, è supportato dal CONI, dal CIP, dalla Federazione Italiana Scherma e questa è la cosa più bella che ci possa essere. Oggi è una giornata fantastica e finalmente abbiamo conosciuto questa scherma per non vedenti. La scherma in Italia è uno sport straordinario e lo può essere anche per chi non vede. È molto bello fare rete con realtà associative allineate a quello che facciamo noi, quindi l'idea di portare lo sport a tutti e quindi alle persone. E oggi è stato molto molto bello e sono sicuro che è l'inizio di una fruttuosa collaborazione, ma soprattutto speriamo di vedere sempre più bambini, sempre più ragazzi alle prese con lo sport, perché attraverso lo sport si può crescere anche per quelli che poi non andranno a far gare, è comunque un grande valore aggiunto.